Dal Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Sorelle e fratelli carissimi, tantissimi auguri per un santo Natale. Oggi la buona novella vi raggiunge dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie in Ortona. E abbiamo scelto questa location perché il Natale ci racconta la grazia più bella, la grazia più grande che il Signore potesse farci, il dono di suo Figlio, che era fin dal principio, che era presso Dio ed era Dio, come ci ha detto il Vangelo di Giovanni appena ascoltato, e che si è fatto uomo, che venne a porre la sua tenda in mezzo a noi. Probabilmente ci saremmo aspettati il racconto della nascita di Gesù nella grotta di Betlem, quella che vediamo rappresentata da ogni presepio, anche da quello che è alle mie spalle, molto ben fatto, addirittura in movimento. Ma questo racconto ci è stato fatto nella messa di questa notte. Nella messa del giorno, la parola di Gesù, il Vangelo, ci presenta il prologo di San Giovanni, le prime righe di questo Vangelo che in se stesse sono una sintesi dell'intero Vangelo di San Giovanni. Righe bellissime, parole stupende, anche a volte difficili da essere comprese, ma che ci regalano appunto la rivelazione del mistero. Il fatto che Dio si è fatto uomo e che ciascuno di noi è stato reso figlio di Dio, non per volere di uomo, non per volere della carne, ma perché Dio lo ha voluto e ci ha fatto questa grazia. Il Natale perciò, anche se avviene fra l'indifferenza, quando Gesù nacque non se ne accorse quasi nessuno, fa però la differenza. Infatti, la nascita di Gesù è l'evento che spacca in due l'intera storia, prima di Cristo e dopo di Cristo. Ma come mai il prologo di San Giovanni
usa un termine così strano per definire Gesù. Lo definisce logos in greco, verbum in latino, verbo o parola in italiano. Noi siamo abituati a chiamare Gesù Salvatore, Cristo, Messia, figlio dell'uomo, figlio di Davide e in mille altri modi, ma nel nostro parlare comune praticamente mai usiamo la parola verbo per definire Gesù. E del resto nemmeno i Vangeli di Matteo, Marco e Luca usano questa parola. E ad eccezione di Giovanni, nemmeno gli altri testi del Nuovo Testamento definiscono Gesù così. È solo Giovanni che definisce Gesù verbo nel suo Vangelo, nelle sue lettere e una volta anche nel libro dell'Apocalisse. Basta però pensare a cos'è la parola per noi, per capire come mai Gesù, il Figlio di Dio, è il Verbo che è venuto a farsi carne. La parola è uno strumento attraverso il quale noi comunichiamo. La parola è un mezzo attraverso il quale noi raccontiamo di noi stessi e della nostra vita, della nostra identità e della nostra missione. E il Signore Gesù ci racconta di Dio, ci comunica Dio e ci racconta dell'uomo, ci comunica chi veramente è l'uomo. Certo, Gesù è il compimento di una storia di continua rivelazione. Ce lo ha detto il profeta Isaia nella prima lettura, che ha definito belli i piedi di colui che cammina sui monti per portare il lieto annuncio. Ce lo ha detto la lettera agli Ebrei, ricordandoci che Dio, dopo aver parlato molte volte in diversi modi per mezzo dei profeti, ora, nella pienezza del tempo, parla a noi attraverso suo Figlio. Ma appunto Gesù è il compimento e il completamento di ogni rivelazione. Qual è l'idea che il mondo ha di Dio, infatti? Ha l'idea di Dio, il mondo, di uno che fa bene a chi fa bene, che benedice chi è bravo, chi è zitto e buono, come diceva una canzone di qualche anno fa, e che invece condanna e manda pestilenze e castighi a chi è cattivo. Questo dicono la stragrande maggioranza delle religioni, ma questo non è il vero volto di Dio. E noi a Natale non dobbiamo farci un racconto diverso da quello che ci fa Gesù. Il volto di Dio che Gesù ci manifesta, prima di tutto attraverso la sua parola, ma anche attraverso tutta la sua persona e tutta la sua vita, è proprio differente. È il volto di un padre, è il cuore di una madre, è il volto della misericordia, è il cuore della tenerezza, è espressione del perdono, di un bene assoluto e incondizionato. Il volto di Dio che Gesù ci rivela è il volto dell'amore, di un amore che supera anche tutti i tradimenti, tutti i peccati, tutte le infedeltà che noi uomini possiamo commettere. Il suo amore va oltre, il suo amore è capace anche di cambiare le nostre infedeltà e i nostri peccati. E il Natale ci cambia anche il volto dell'uomo. Qual è il volto dell'uomo che noi abbiamo comunemente nella nostra mente? Il volto di un uomo riuscito è il volto di un uomo potente, di successo, di un saggio, di un sapiente, di un ricco, di uno che è conosciuto da tutti e temuto da tutti. Gesù ci dice che non è questo, perché se noi entriamo in questo tipo di logica, come lui stesso ha detto, a un certo punto può succedere che il valore di un uomo è paragonato al valore di una pecora. O come ci diceva il profeta Amos, 700 anni prima della venuta di Gesù, un uomo può essere venduto per un paio di sandali.
E lo vediamo succedere ogni giorno, in ogni parte del mondo questo, fratelli e sorelle. Vediamo succedere questo all'interno delle famiglie, nelle nostre case, e lo vediamo succedere nella società. Non solo nei luoghi dove ci sono guerre e persecuzioni, ma anche vicino a noi. Non mancano mai, infatti, femminicidi, infanticidi, omicidi. Non mancano persecuzioni degli uni contro gli altri, non mancano fregature che un uomo dà all'altro uomo, non mancano guerre che gli uomini si fanno fra di loro nel commercio, nel mondo della cultura, nel mondo dello sport, nel mondo della vita quotidiana. E allora Gesù ci rivela il vero volto di un uomo, il volto di una creatura amata da Dio. Il volto di una creatura in cui Dio ha messo il suo soffio di vita, che lo rende diverso dalla creazione che pure ci racconta di Dio, come dice il Salmo 19. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento e rende l'uomo diverso anche da tutti gli altri esseri viventi. Solo l'uomo è l'immagine e la somiglianza di Dio. L'uomo è più prezioso agli occhi di Dio di qualunque altra creatura e deve essere davvero una vita che vale la nostra se il Figlio di Dio non ha esitato a farla sua, a diventare come ognuno di noi. E allora la luce del Natale, che tanto connota questa festa, serva a ciascuno di noi per diradare le tenebre su Dio, per diradare le tenebre sull'uomo, affinché anche noi, come Giovanni Battista, di cui si parla nel prologo, possiamo essere testimoni di questa luce, di questa presenza. Certo è bello parlare di Dio, certo è bello annunciare il Vangelo, ma è molto più bello, molto più significativo e soprattutto molto più fruttuoso parlare di Dio, parlare di Gesù e annunciarlo attraverso la testimonianza della vita. Del resto Gesù stesso ce lo ha detto più volte nel Vangelo: non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà di Dio. Siamo nella chiesa dedicata alla Madonna, Maria Santissima delle Grazie. È attraverso il suo sì, attraverso la sua disponibilità, attraverso il sì di Giuseppe che il Figlio di Dio si è fatto uomo. È attraverso il mio sì e il vostro sì che Gesù può nascere ancora oggi in ogni luogo e può per tutti rappresentare luce, salvezza, vita, amore. Ancora tanti auguri a tutti.